Buonasera amici di Far Play, siamo qui con Fabrizio Bagnasco, attaccante dell'Atletico Madrid, partita dilagando, 12-3, un commento sulla partita? Allora, abbiamo giocato molto bene sin dall'inizio, penso che siamo una buona squadra, possiamo puntare a classificarci alti, anche se potevamo fare più gol di quelli che abbiamo fatto. Niente, è questo. Ecco, avete iniziato in maniera scoppiettante, poi avete avuto una piccola flessione durante gli ultimi istanti del secondo tempo, poi avete ripreso a attaccare in maniera eccezionale. Sì. I pregi di questa squadra, secondo te, quali sono? Allora, vi reputo la mia squadra un forte. È che abbiamo avuto questo calo perché un mio compagno non si è messo in difesa. E poi l'ho sostituito io mettendomi in difesa. Lui in attacco perché aveva bisogno di un po' di fiato, diciamo. Ecco, dopo 12 gol fatti e solo 3 subiti, quindi gli obiettivi del campionato quali sono? Finire fra i primi 3. I primi 3, bene. E allora buona fortuna a te e alla tua squadra. Anche a lei. Enrico Lucchese del Benfica, realizzato il gol del 4-3 nel 5-3 finale del Benfica, un buon esordio con un buon Shakhtar, siete riusciti a strappare 3 punti importantissimi con una squadra non facile da battere, quindi le sue impressioni su questa partita? Questa era la nostra prima partita, però abbiamo giocato bene nonostante non avessimo mai giocato insieme. Siamo riusciti a fare un'ottima partita anche se in dei momenti abbiamo subito un po', però alla fine ce la siamo cavata. Ecco, diciamo che la chiave di volta di questa squadra è la coppetta Beninati-Lumia. Può portare a compimento un buon risultato, può portare un buon obiettivo questa coppia? Sì, secondo me insieme ce la possono fare loro. Ecco, a questo punto già si inizierà a fissare i primi obiettivi oppure è ancora troppo presto per fissare gli obiettivi per un campionato? Secondo me all'inizio è ancora troppo presto, dobbiamo aspettare almeno 2-3 partite prima di impostare degli obiettivi. Ok, ringraziamo Enrico Lucchese del Benfica. Siamo qui con Nicola Petruzzelli del Chelsea, che hanno definitivamente umiliato quelli del Bayern Monaco con un 19-7, pardon, e Nicola Petruzzelli è stato protagonista in assoluto con una miriade di gol, ti ricordi quanti gol? Davvero tantissimi gol, comunque protagonista indiscusso, è la squadra sicuramente che parte da favorita dopo la prima giornata di Champions questa. Sicuramente. Ecco, grande intesa con tutti gli altri compagni, soprattutto con Mattei e Di Figlia, ha giocato un bel calcio, avete regalato spettacolo, continuate a regalarlo? Alle 6. Speriamo di sì, se ci riusciamo. Ok, ringraziamo Nicola Petruzzelli del Chelsea. Buonasera amici di SD Fair Play, siamo qui con Ruggero Russo alla prima giornata di Champions League, la partita è finita 4-4, un commento sulla partita? Partita difficile, la squadra spero sia una tra le favorite perché è veramente forte, hanno giocato bene, avevano più che altro un giocatore, avevano in 5 contati, noi lo siamo diventati purtroppo per un'espulsione, comunque la partita è stata bella, devo dire che ce la siamo giocata tutti bene, è andata come è andata, abbiamo pareggiato. Ecco, fin quando c'era Romano magari c'era più sostanza in difesa, quindi magari stavate più attenti alla fase offensiva, magari in difesa avete un difensore in più, mentre dopo l'espulsione avete limitato le folate offensive e poi avete trovato di fronte anche un grande Bruno. Sì, dobbiamo dire che il portiere è stato veramente bravissimo. Noi ci siamo disorganizzati con l'uscita di Romano, soprattutto perché quella partita, anche se diciamo era combattuta, potevamo serenamente vincerla appunto col cambio in più. Però è andata così, c'è stata l'espulsione, comunque l'abbiamo giocata bene. Ecco, dopo questa prima giornata un bilancio appunto su questa prima partita e sugli obiettivi che ti vuoi porre, personali e di squadra. La squadra deve assolutamente provare a vincere, vogliamo vincere, siamo ottimi giocatori, siamo tutti forti. Speriamo di soprattutto giocare sempre bene e buona fortuna agli avversari. E noi auguriamo a te e alla tua squadra. Grazie. Ruggero Maniero dello Zenit e San Pietroburgo, che hanno portato a casa la prima vittoria importante contro una squadra difficile e abbastanza solida come quella del Wolfsburg, 5-3, doppietta per lui. Che partita è stata? Una partita difficile contro il fratello di un nostro compagno. Minchia intervista meritata, ci picchiamo tutto, ci picchiamo, intervistate Mannino. Bravo il nostro portiere, è stato bravo, siamo stati bravi tutti, abbiamo sofferto anche perché ci sono 45 gradi, è legale giocare con questo caldo, però sono stati bravi anche gli avversari, abbiamo fatto una bella partita e niente, abbiamo vinto. Siete una delle squadre, diciamo, più già la prima giornata favorite per il titolo, vi sentite un pochettino paghi di questa stima, no? No, noi giochiamo partita dopo partita, se arriviamo a vincere il torneo ben venga, ma sappiamo la nostra bravura e giochiamo partita dopo partita. Ecco, un po'
aver fatto giocare in 6 è un po' un vostro limite, un vostro difetto, qualcosa che creerà problemi durante il torneo? No, non penso, perché oggi mancava un altro componente della squadra che non è potuto venire per problemi di sport. Quindi giocando in 7 magari avremo più energia e giocheremo ancora meglio. Ok, ringraziamo Ruggero Mannino. Sei scarso.